Incrociatore corazzato Vettor Pisani, protagonista dei mari già dai primi anni del secolo scorso. Una più recente ammiraglia della Marina, l'incrociatore Vittorio Veneto, e la nave scuola Amerigo Vespucci, oggi ammirata ambasciatrice del mondo del nostro Paese. Esprimo i più fervidi voti augurali per Navi Trieste, che con il suo ingresso in servizio, più di altre unità, ben rappresenterà il concetto di difesa collettiva nel contesto interforze ed interdicasteriale. Con i suoi sistemi all'avanguardia e soprattutto con i suoi marinai, rappresenterà un elemento fondamentale per esprimere la capacità nazionale di proiezione dal mare. Grazie a Nave Trieste, le capacità militari interforze potranno essere meglio integrate, interoperabili e proiettabili in aree di crisi. Allo stesso modo, si potrà concretizzare una maggiore sinergia con le capacità di altri dicasteri in caso di emergenza. In sintesi, un'unità navale che potrà rappresentare quell'idea e quella volontà che noi militari abbiamo di piena integrazione interforze. Un esempio di coesione verso cui tendere non solo lo strumento militare nazionale, bensì tutto il Paese, quale unico modo per affrontare le attuali e future sfide. Ringrazio ancora una volta tutto il personale che ha consentito la nascita di questa meravigliosa nave. La professionalità e le capacità per realizzarla sono patrimonio di poche nazioni, un'abilità che i nostri predecessori hanno saputo tutelare e tramandarci, un'espressione del livello tecnologico del nostro Paese. Sta a tutti noi continuare ad investire in queste eccellenze con determinazione e lungimiranza, con un'azione integrata ed efficace per l'economia e per la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. In chiusura, desidero ringraziare ancora una volta lei, signor Presidente, per aver voluto concederci il privilegio della sua presenza in una giornata storica per le Forze Armate e per la Marina Militare. E voglio formulare un corale vento in poppa al comandante designato e a tutto l'equipaggio. Viva Nave Trieste, viva l'Italia! Ebbene, abbiamo sentito anche il discorso del generale Vecciarelli, capo di Stato Maggiore della Difesa, che ha sottolineato come il Trieste, l'unità navale, rappresenta l'idea di piena integrazione interforze. E ora ascoltiamo il discorso del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Sono particolarmente orgogliosa di presenziare alla cerimonia del varo che a breve avrà luogo in questo stabilimento di Castellammare di Stabia, dove ha preso corpo un altro gioiello dell'ingegneria navale nazionale. Nave Trieste è espressione dell'eccellenza nel settore della cantieristica e dell'alta tecnologia di un paese, l'Italia, che come pochi altri al mondo è in grado di progettare, costruire ed impiegare con successo un assetto così articolato e complesso. Rivolgo il mio più deferente saluto e quello della difesa al signor Presidente della Repubblica, che ringrazio sentitamente per averci voluto onorare con la sua presenza. Questa cerimonia, mi consenta di sottolinearlo, signor Presidente, oltre che sotto il profilo istituzionale, la coinvolge anche sotto il profilo personale. Abbiamo infatti accolto come un grande privilegio il fatto che sua figlia Laura, che saluto con affetto, abbia accettato il ruolo di madrina, dando in tal modo un ulteriore e significativo segnale di attenzione verso la difesa tutta e la Marina Militare in particolare. Saluto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Di Maio, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, le altre autorità civili, militari e religiosi presenti, in particolare il Prefetto, il Presidente della Regione, i sindaci di Napoli e di Castellammare di Stabia, nonché tutta la cittadinanza, accorsa in maniera così numerosa per rinsaldare il binomio della città con il suo cantiere navale. Rivolgo un saluto particolare al Presidente e all'amministratore delegato di Fincantieri, azienda che è espressione esemplare del livello di avanguardia raggiunto dalla cantieristica militare e civile nazionale, grazie all'impegno e alla professionalità di dirigenti, tecnici e maestranze,
ai quali rivolgo il mio più sentito ringraziamento. Infine, un caloroso saluto a tutte le donne e agli uomini di Marina schierati. Oggi è un momento veramente importante per questa straordinaria città che ha bisogno di lavoro, occupazione e investimenti. Per le laboriose maestranze di questo cantiere, il cui know-how non può e non deve essere disperso o perduto, in quanto esempio di quella capacità di fare tutta italiana che ci è riconosciuta nel mondo e di cui andiamo fieri. Per la grande industria nazionale e per le piccole e medie imprese locali che fanno della cantieristica navale una imprescindibile occasione di sviluppo economico del territorio. Per la difesa, perché si compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare. In sintesi, è un momento veramente importante per l'intero sistema paese. Con il varo e la successiva entrata in servizio dell'unità navale anfibia Trieste, città simbolo dell'unità nazionale Italia, l'Italia, non solo la Marina, amplierà le sue capacità operative, come ci ha spiegato poc'anzi l'ammiraglio Girardelli. Oggi l'Italia, protesa al centro del Mediterraneo, esposta a tensioni demografiche, sociali, religiose, economiche ed etniche, non può prescindere dalla sua dimensione marittima. Abbiamo bisogno di mari ben presidiati, non solo quelli contigui alle nostre coste, ma anche quelli lontani, in cui il nostro Paese, oltre a contribuire alla stabilizzazione di aree di crisi, deve proteggere i suoi prioritari interessi economici e commerciali. Conseguentemente abbiamo bisogno di uno strumento di difesa che mi piace definire persistente, ovvero in grado di estendere nel tempo e nello spazio gli effetti delle sue capacità. Uno strumento che nel contesto marittimo deve essere finalizzato al controllo delle acque, alla sicurezza delle linee di comunicazione commerciali, alla vigilanza sulle attività marittime nazionali, alla deterrenza e contrasto alle attività illegali in alto mare, alla cooperazione internazionale, al sostegno e supporto della popolazione civile nei casi di emergenze e calamità. Uno strumento che all'interno di un sistema di difesa nazionale integrato non può permettersi gap tecnologici anche per la salvaguardia e la tutela del nostro personale. Pertanto gli assetti navali, al pari di quelli aerei e terrestri, devono rappresentare quanto più possibile lo stato dell'arte della nostra innovazione tecnologica, coerentemente con i tempi e i compiti che ci vengono richiesti. Nave Trieste è la perfetta sintesi di quanto ho appena espresso, quale simbolo di innovazione, sviluppo tecnologico, altissima competenza, versatilità operativa, concepita e realizzata all'interno di quel processo di modernizzazione lungimirante e razionale che vede protagonista la nostra Marina anche attraverso cooperazioni di sviluppo capacitivo con paesi amici ed alleati. Queste cooperazioni internazionali, di cui è efficace protagonista Fincantieri, dimostrano la capacità dell'industria nazionale di saper lavorare con i principali partner europei, assicurando alla difesa risultati eccellenti in termini di prodotto, massimizzando gli investimenti e rappresentando un vero moltiplicatore di sviluppo economico. Una capacità che sappiamo deve essere supportata nel tempo con certezza e stabilità di finanziamenti, perché i programmi pluriennali richiedono un'alimentazione costante per la loro stessa sopravvivenza, in particolare se inseriti nel quadro della cooperazione internazionale, ove i flussi finanziari sono strettamente collegati a lavorazioni sincronizzate ed influiscono sul peso e sulla credibilità nei confronti dei partner. D'altra parte, la continuità della produzione nel comparto militare, in cui la tecnologia ha grande rilevanza, significa progredire nella qualità e quindi mantenere la competitività del Paese a livello internazionale, con favorevoli ritorni anche sul piano occupazionale. Né ci sfugge come l'industria della difesa, in stretta sinergia con l'università e con i centri di ricerca, ben presenti anche su questo territorio, sia specchio delle capacità produttive nazionali in senso lato, con benefiche ricadute anche in settori non necessariamente collegati ad essa.
Affermazione ancora più valida se riferite alle unità navali, che per loro natura e ruolo consentono al Paese di avere grande visibilità anche fuori dai confini nazionali. Desidero ringraziare ancora una volta la produzione di Fincantieri e le aziende a essa collegate, perché tutte rappresentano uno dei fattori strategici che rafforzano la competitività dell'intero sistema marittimo della Campania. Sappiamo bene che il cantiere stabiese è ricco di altissime competenze professionali, da sempre garanzia del Made in Italy che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane e che sta trovando nuovo slancio con le moderne unità della Marina Militare, come oggi dimostra il varo di nave Trieste. Auspichiamo che tutto questo possa contribuire alla crescita e all'ammodernamento dello stabilimento, alla valorizzazione delle sue maestranze, all'affermazione del suo ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale. Al comandante designato di nave Trieste e al suo futuro equipaggio rivolgo un sincero augurio affinché la loro vita a bordo di questa prestigiosa unità sia segnata da successi e soddisfazioni nell'ambito degli impegni sempre più complessi che si profilano all'orizzonte nella scia delle migliori tradizioni della Marina Militare Italiana. Al signor Presidente della Repubblica, a tutte le autorità e all'intera cittadinanza rinnovo il saluto mio e della difesa.